Eccoci con il capitano di Roma, Domitilla Picozzi. È stata una bellissima partita vista da fuori, piena di emozione, piena di vantaggi di Roma, e poi è stata brava Catania a venire fuori e a pareggiare. Sì, abbiamo fatto male gli ultimi due uomini in meno, dovevamo difendere più forte lì, ma la partita parte dal primo tempo, ci sono errori del primo tempo, del secondo, del terzo, e quindi è così, sono cose che si accumulano nei quattro tempi, poi è ovvio che quelli dell'ultimo tempo pesano di più, però è stata una bella battaglia e ora abbiamo gara 3 in casa nostra. Hai l'impressione di un'occasione mancata? Sono partite di finale, quindi poi è ovvio che ogni partita uno dice beh, però forse avrei potuto vincere alla fine. Siamo state in vantaggio tutta la partita, in questa piscina ci prendiamo le belle sensazioni, le cose che abbiamo fatto bene, lavoriamo di più. Adesso c'è gara 3 e Roma ha fatto vedere tutta la sua determinazione sia sabato scorso che questa sera. Qual è la chiave per riportarsi sul 2-1? Dovremmo essere ancora più concentrate, più precise, fare meno errori sicuramente, perché abbiamo preso tanti gol anche su errori che non dobbiamo assolutamente fare, ritrovare adesso la concentrazione da stasera quando torniamo e mentalizzarci subito sulla prossima partita. Sulla tua pelle i segni di un'altra battaglia come quella di sabato, ti chiedo com'è stato, che sensazione ti ha dato giocare contro Tania Di Mario? Io ho iniziato a giocare a pallanuoto per Tania Di Mario, poi è ovvio, non so quanto c'è. È stato un po' strano, devo dire. Va bene così. Grazie.